cartoni animati per i più piccoli. Ciao bambini! Oggi siete pronti perché oggi si fa della musica, anzi la fa lei, la nostra Masha Superstar. Sembra proprio una rock star degli anni 80, guardate i capelli, tutti un po' spettinati, con la fascia in testa, addirittura il giubbottino in pelle, poi tantissimi strumenti musicali, cioè la tastiera, e poi c'è la chitarra, la batteria. Ma che brava, io non so cantare, quindi cantate voi eventualmente, perché io sono stonata come una campana. Oppure canta Masha, che voi sappiate, Masha canta bene, è stonata, intonata. Io non lo so sinceramente, però mi piace veramente tanto questo playset, è marchiato Simba, è per i bimbi che hanno più di 3 anni, perché quegli altri se no sono piccinini, mettono tutte le cose in bocca e poi magari si mettono a dare i morsi a Masha, oppure succhiano i capelli, dopo gli vanno giù in gola. Insomma, bisogna essere un po' più grandicelli dei 3 anni. Allora, anche questo playset fa parte della linea Masha and the Bear. Ne abbiamo già visti altri. Abbiamo visto Masha supereroe che guida il trenino, e poi abbiamo visto Masha che va al mare, sì, con il costumino da bagno, ve lo ricordate? Con il costume, il salvagente, la piscina. E poi quello abbiamo visto? Abbiamo visto Masha bebè, sì, nel lettino, con il pannolone, il ciuccio. E poi vi ho presentato anche Masha con lo slittino che va sulla neve, che bello. Insomma, fa tantissime cose la nostra Masha, è come si suol dire, poliedrica, fa veramente tantissime cose. Poi lei è sempre così frizzante, allegra, insomma, non si annoia mai. E quindi è anche una super rock star. Guardiamo la scatola anche dietro, eccola qui. Che brava! Ma poi bisogna essere veramente molto dotati per saper suonare tutti questi strumenti. La nostra Masha qua, guardatela, che faccia un po' birichina. E lei deve essere proprio brava se sa suonare sia la tastiera che la batteria che la chitarra. Poi mica una chitarra qualunque, una chitarra elettrica. Masha, mi sorprende ogni giorno di più. Adesso apriamo la scatola e andiamo a vedere proprio dal vivo tutte le parti che compongono questo set della nostra Masha. Allora, scatolina bella, apriti senza romperti. Mi dispiace sempre tanto rompere le scatole, in tutti i sensi. Allora, come vi ho detto anche per altre scatole che abbiamo aperto sempre di Masha e Orso, io consiglio di tenere sempre la parte di cartone dietro, perché guardate, è proprio una scenografia per un concerto. E allora teniamola, così il nostro gioco con Masha sarà ancora più divertente. Adesso dobbiamo togliere tutto dall'imballaggio. Elastici qua, altri elastici qua, durissimi. Abbiamo liberato intanto degli strumenti musicali, ecco. Poi qui mi serve il taglierino, Oh mamma mia, ma quante gliene hanno messe a Masha? Povera creatura. Voi sapete suonare qualche strumento musicale oppure vi piacerebbe imparare? Perché allora, se fate le elementari o le medie, sicuramente qualche strumento lo suonate a scuola. Non so, allora, quando andavo a scuola io si suonava il flauto. Oppure un altro strumento che a me piaceva tanto, la clavietta. Sapete cos'è la clavietta? Adesso ve lo spiego mentre tiro fuori tutto. La clavietta è uno strumento musicale un po' strano, nel senso che ha una piccola tastiera, diciamo, tanto sistemo tutto qua, mentre parlo.
sistemato. Tanto fatto una suonatina, Masha. Dicevo, la clavietta ha una tastiera più o meno, diciamo così, ecco, con tutti i tasti come se fosse un pianoforte. Poi a un'estremità ha un beccuccio con un tubicino che si mette in bocca e lì si soffia. Quindi si soffia e si spingono i tasti contemporaneamente. A me piaceva tanto perché io ho studiato per 8 anni il pianoforte, quindi io potrei far parte della band di Masha perché io so suonare il pianoforte. Però solo musica classica, Masha. Ti va bene? Ha detto di no. Scusa, io il punk rock, quello che fai tu, non lo conosco. Va bene, allora, guardiamo insieme tutte le parti che compongono questo set. Allora, lei è la nostra Masha, con il giubbottino di pelle. Mamma mia, che tipa tosta che sei. La sua fascetta in testa, che adesso voglio provare a tirarla ancora un po' più in su, così ti faccio i capelli ancora più da matta. Oh, che fronte alta che hai, Masha. Ah, il ciuffetto di Masha sempre, eh? È uno dei suoi segni distintivi, questo ciuffo tutto sparato in alto. Poi che cos'ha? Il suo vestitino, uno dei classici vestitini di Masha, questo proprio fa parte del suo look, questo vestito color, come possiamo definirlo, color vinaccia, perché non è proprio un fucsia, è tra il fucsia e il bordeaux. Poi sotto ha la sua magliettina, camicetta, non so che cosa sia, una magliettina a maniche corte con il profilino, che carina. E poi ovviamente anche in fondo al vestitino c'è tutto il profilo e le scarpettine. È tutta snodata, quindi la testa si gira, le braccia si muovono, le gambe anche. Facciamo fare una spaccata alla nostra Masha. Rock! Sapete, avete mai visto dei video con dei concerti di gruppi che fanno proprio il rock? Loro si scatenano, addirittura a volte rompono anche le chitarre da quanto sono presi. Te la ritiro giusta, fascia, Masha, quindi fai un po' con tenerezza. Così. Oh. Poi, oltre a Masha, ci sono appunto i suoi strumenti, quindi la tastiera con tutti i tasti, addirittura qui, questi qui sono delle levette che si tirano su e giù, dico, nelle tastiere vere, e servono per modificare l'intensità del suono, per farlo più breve oppure più lungo, per farlo un po' più intenso, un po' più rock, un po' più classico, sono tutti, oppure anche per aumentare o diminuire il volume. E questo è proprio fatto come una tastiera vera. Questo invece serve per mettere gli spartiti musicali. Ora, Masha è bravissima su tutti i pezzi a memoria, però per chi è magari meno esperto, qua va messo lo spartito, così si possono seguire le note. E qua tutti i tasti. Allora, le conoscete le note sulla tastiera? Adesso vi faccio vedere. Allora, partiamo da qua perché tanto è uguale. Allora, questo è un Do. Questo, tra l'altro, vanno anche giù. Ah, no, questo è un Do. Questo è un Re. Mi, Fa, Sol, La, Si. E poi si riparte con il Do. I tasti neri invece servono per fare dei suoni un po' diversi, diciamo, delle note che qui non ci sono e che sugli spartiti vengono segnati con dei simboli grafici. Ci sono i Mi bemolle, i Fa diesisi, il Re bemolle, il Mi bemolle, insomma, che creano dei suoni molto belli e molto particolari. Poi cambiamo strumento, la chitarra. Adesso questa gliela metto direttamente a Masha. Eccola. La chitarra, invece la chitarra io non la so suonare. Eccola qui. Masha con la sua chitarra elettrica. Bella, rossa, fiammante, tutta decorata proprio delle fiamme. Proprio come una vera rockstar. Poi dopo Masha si scatena, si mette a suonarla. Vero Masha? Tum, 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 tum.
E infine abbiamo la batteria. Eccola qua. Masha, tu stai in piedi? Mi fido di te. Sì, brava. Abbiamo la batteria. Qua ci servono le bacchette, oppure potrebbero essere anche dei tamburelli, quindi si suonano le percussioni con le mani. Bellina anche questa, fatta proprio bene. Il concerto sta per iniziare, qua è tutto pronto, Masha è super prontissima. Mi ricordo anche un'altra cosa, che come tutti gli altri personaggi di Masha che abbiamo visto in queste puntate, i vestitini di Masha si tolgono tutti, quindi se voi avete altri playset di Masha, avete altri vestitini, glieli potete cambiare, potete sostituirli, potete anche fare come nelle puntate del cartone animato in cui arriva la sua cuginetta Dasha, e quindi avrete tutte e due praticamente, perché poi Dasha e Masha sono identiche, anzi nel cartone originale russo sono gemelle, quindi più identiche di così. Allora, noi siamo pronti per il concerto. Avete pagato il biglietto, bambini? Se no qua Masha ci manda via tutti. Dobbiamo pagare il biglietto e siamo pronti per lo spettacolo. Ci vediamo alla prossima puntata. Noi adesso facciamo un po' di rock. Ciao bambini! Ciao ciao!